gran lotta tra il 4 di Lester Griff ed il numero 5 di Neil Young, che alla fine ottiene il comando. È partito forte al largo il numero 7 di Orazio d'Italia, e Orazio d'Italia dopo 200 metri in 13.9 passa al comando. Problema di finimenti per il numero 7 di Orazio d'Italia, che comunque passa al comando. A largo interviene Oliver Breed, e Oliver Breed vediamo se darà strada al favorito Oliver Breed. La cosa, anche se con un po' di spesa, sembra possa avvenire. Infatti dopo 600 metri il favorito Oliver Breed in 43.7 è il leader. Ha speso, ma è in ottima posizione Marcello Vecchioni, in seconda posizione Orazio d'Italia, quindi Neil Young. Si va molto veloce, quindi i cavalli a largo progrediscono ben poco. Vediamo che risale in seconda pariglia anche Olandiera, che ha la schiena del numero 6 di Oneida B. 59.4, 15.7 ancora di frazione, con Oliver Breed al comando su Orazio d'Italia, Neil Young, Oneida B che progredisce, si trascina Olandiera. Continua a passo, molto veloce Oliver Breed, 14.1, 14.6 di frazione. Oliver Breed, Orazio, molto richiesto Orazio d'Italia. Accorcia un po' le distanze Orazio dalla battistrada, viene via VIP con Olandiera, e Olandiera ai tre quarti miglio in 1.29.2 appariglia i cavalli delle prime posizioni. Oliver Breed scappa, prende due di margine da Olandiera, e Oliver Breed e Marcello Vecchione entrano in retta d'arrivo con due di margine. Oliver Breed e Marcello Vecchione non hanno problemi, hanno vantaggio incolmabile, la gioia dei suoi proprietari, che addirittura entrano in pista e vengono a vincere chiaramente. Per il secondo Olandiera, mentre per il terzo è il numero 5 di Neil Young. 1.57.9, 43.8 la chiusa. È squillato un cellulare, è quello di Nicola. Vince Oliver Breed e Marcellino Vecchioni.